Grazie, buona domenica anche a Fabiana Viola, naturalmente, che legge l'oroscopo firmato da Adele. 7:42 minuti, consueto spazio della domenica mattina qui su RTL 102.5 in Non Stop News con l'Esercito Italiano e con noi il tenente colonnello Vincenzo Pipitone, ufficiale addetto all'unità operativa di diagnostica per immagini e radiologia interventistica del Policlinico Militare di Roma Celio. Si fa tanta ricerca anche in questo campo nelle forze armate. Tenente colonnello, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei e ai mattinieri radioascoltatori di RTL in questa bella domenica. Allora, tenente, le faccio subito una domanda. Voi fate tanta ricerca, diceva bene Fulvio, è un'estate un po' particolare perché dopo tanti mesi di stop molte strutture, come anche la vostra immagine adesso ce lo racconterà, sono rimaste ferme, sono rimaste chiuse, tutte le visite si sono accumulate, quindi si sono create liste d'attesa quanto mai infinite. Allora, quindi questa nuova risonanza magnetica che, diciamo, da voi utilizzate, anche i nuovi software applicativi, insomma, riusciranno a abbattere le liste d'attesa e riuscirà il Celio a dare una mano alle liste d'attesa nazionali? Certamente sì, brevi cenni strutturali. Il nuovo tomografo Ingenia, che è stato recentemente acquisito dal Policlinico Militare Celio grazie al supporto del Comando Logistico dell'Esercito, consente la massima espressione di tecnologia in risonanza magnetica attualmente disponibile. La prima strutturale miglioria di interesse per il paziente è che il gantry, quel temuto angusto tunnel in cui il paziente deve stazionare per effettuare l'esame, è finalmente più ampio, quindi meno motivo di agitazione per i soggetti claustrofobici, minore quantità di artefatti da movimento, migliore qualità diagnostica. Inoltre il tomografo ovviamente è associato a software innovativi per specifici usi clinico-diagnostici, per esempio l'accorciamento del tempo di acquisizione e maggiore qualità delle informazioni di alcuni protocolli per noi saranno di cruciale importanza nella diagnosi precoce di malattie tumorali, ad esempio della mammella e della prostata, e nella patologia dell'encefalo. Inoltre, sequenze angiografiche che non dipendono dal mezzo di contrasto, che è quella sostanza che dobbiamo iniettare nel sangue per visualizzare i vasi sanguigni, e altre sequenze dinamiche specifiche per lo studio del cuore, consentiranno a noi medici radiologi di ottenere armi più efficaci per combattere l'ittus cerebrale e l'infarto miocardico. Per quanto riguarda l'accorciamento, l'agevolazione alla popolazione, riducendo le liste d'attesa connesse, allungate al contingentamento delle prestazioni durante il lockdown, grazie al supporto del Comando Logistico dell'Esercito e per implementare il Sistema Sanitario Nazionale, l'impegno degli specialisti del Celio e particolarmente dei tecnici e dei medici della mia unità, che è quella di radiologia diagnostica interventistica, verrà certamente orientato all'abituale ottimizzazione dell'operatività dei professionisti di Forza Armata, ma anche alla riduzione di queste liste d'attesa di cui parlava. Questi saranno dei benefici che toccheranno direttamente le persone, questo è sicuramente positivo. La cosa bella di questo spazio è che noi scopriamo che c'è la presenza dell'esercito anche in settori come questo, il settore medico, no? Che ci toccano da vicino, perché tutti noi comunque andiamo a fare una risonanza magnetica, è capitato, eccetera. E quindi, insomma, il vostro impegno è assolutamente da sottolineare. La ringraziamo, Vincenzo Pipitone, ufficiale addetto all'unità operativa di diagnostica per immagini e radiologia, siamo al Policlinico Militare di Roma Celio. Buon lavoro a lei e anche ai suoi colleghi. Buona estate. Ringrazio voi, una buona giornata.